andare a fare delle operazioni semplici. Riprendiamo quelle dell'altra volta e descriviamo anche un po' qual è com'è la pagina che noi vediamo, no? Quando voi lanciate da Anaconda o da Command Line, come faccio io qui, qui l'ho lanciato dalla linea di comando, e si apre un tabulatore nel vostro browser principale. In questo browser principale avete solitamente un launcher, dipende se avete la traduzione in italiano, poi che vi consente di lanciare dei nuovi notebook. In particolare, questo è un notebook che funziona in Python 3. I notebook, come vi ricordo, sono dei documenti in cui voi potete mescolare testo, calcoli, disegni, un po' tutto. Quindi sono uno strumento molto efficace per presentare le cose, soprattutto i calcoli. L'altra volta abbiamo visto delle operazioni molto semplici, cioè abbiamo definito una funzione e abbiamo visto dei vettori e poi siamo andati a vedere come questi vettori si accedono. Per esempio, questo comando che avevamo dato, perché in questo modo continuiamo esattamente da dove eravamo giunti l'altra volta. Questo comando, che cosa fa? In questo comando faccio almeno due operazioni. Una, genero un intervallo. Genero una lista di numeri che va da 5 a 13 saltando 2. Questa funzione lavora che genera il primo elemento incluso, l'ultimo elemento escluso. Questo ve lo dovete sempre ricordare. Qui ho anche forzato la rappresentazione di questo elemento perché altrimenti il range da solo non costruisce l'ente, lo costruisce solo quando questo è necessario. E infine, allora, non generiamo la x. Vedete, qui ho ottenuto un vettore. Ho ottenuto un vettore e in Python un vettore è un oggetto compreso fra parentesi quadre che contiene un certo numero di elementi. Questi elementi sono numerati a partire dallo 0. Quindi qui abbiamo quattro elementi. Il primo elemento è l'elemento di indice 0, l'altro elemento di indice 1 e così via. Facendo tasto destro, cliccando sul tasto destro e spostandomi sul menu a sinistra, apro anche tutta una serie di opzioni che mi permettono di aprire i file, in particolare l'operazione di cancellarli, anche di aprirli in un nuovo tabulatore del browser, di aprirli con uno strumento diverso ed eventualmente anche di uccidere il kernel, cioè il motore di calcolo che sta dentro. Posso anche copiare un link di questo qua, se io per caso lo sto facendo in un posto che ha un indirizzo URL che posso poi accedere da altre parti. Per esempio, supponiamo che voi questi notebook, come poi vi chiederò, li mettiate nel vostro Google Drive. Voi sapete di avere un Google Drive di Ateneo? Sì. Questi notebook che andate a generare vi conviene metterli nel Google Drive e poi accederli lì. I notebook che hanno nel Google Drive poi hanno un link che è accessibile anche esternamente che potete condividere con altri. La ragione per cui vi chiedo di provare questa cosa è perché poi alla fine i vostri notebook vorrò che li mettiate su Google Drive, poi vi
Vi farò l'esame su quegli schermoni che stanno lì fuori, anzi, la volta prossima magari ne apriamo uno, vi faccio vedere un esempio e vi farò vedere una simulazione di esame. E quindi se avete già i dati tutti costruiti su Google Drive, questo viene molto più comodo. In questo caso qui mi serve per chiamarlo con un nome diverso, questa è lezione di idrologia 2019, dice, ma perché lei usa questi nomi lunghissimi? Beh, uso questi nomi lunghissimi perché dopo, fra un anno, se no, non mi ricordo a che cosa si riferiscono. Mentre così lo so. Dunque, list arranger, il passaggio successivo è quello di assegnare questa cosa ad una variabile che chiama per esempio x. E quando io faccio l'assegnazione di una variabile, vedete che dalla cella precedente a questa cella è cambiata qualcosa. Qui non ho la produzione di output. Quando voi assegnate ad una variabile, per ottenere l'output dovete mettere esplicitamente il nome della variabile. Vedete che le celle qui vengono in qualche modo evidenziate da questa barra. Se voi fate un doppio clic sulla barra, scompare il contenuto. Come dice, beh, vabbè, che c'è da scomparire il contenuto? Beh, facciamo questo, esempio 150. La cella è piuttosto lunga qui, allora la faccio scomparire. In questo senso è semplice che in Python si possono fare anche la definizione di funzioni, l'abbiamo vista l'altra volta, possiamo fare un'altra operazione semplice che è usare controllare, per esempio, se una variabile ha certe proprietà. Costruire una variabile booleana che vuol dire 1 0 1 1 e poi eseguire un'operazione. Dal punto di vista della sintassi, osservate che tutto questo è già simile a comandi che vi avevo già insegnato, cioè in questo caso il comando è if, l'altra volta era for. Compare una parentesi tonda in cui c'è che contiene l'argomento del comando. If è ugualmente 3 minore di 5 minore di 11, questa affermazione è vera. Se questa affermazione ci vanno i due punti, dice stampa ok, nulla di speciale, stampa ok, però serviva per implementare questa cosa. Vediamo anche come si fa a stampare in questo caso una cosa. Il ciclo for l'avevamo già visto l'altra volta, ma adesso lo rivediamo. Il ciclo for mi consente di iterare sopra una certa classe. E posso iterare su un range come questo qua, su una tupla. Ma posso iterare anche su molte altre cose. I moderni linguaggi hanno vari enti, vari oggetti che hanno una caratteristica che sono l'iterabilità. In particolare, qui itero in ABC, un vettore che contiene tre caratteri, e per ognuno di questi dico stampami il carattere. Ho messo un separatore anche, ma qui non è necessario perché viene. Ah, non l'avevo definito. ABC. Ok, forse li avevo definiti di qua. No, dovrebbe funzionare.
Vediamo. Ah no, sì, infatti qui li avevo definiti come elementi numerici. Ok. In questo caso A e B li ho definiti uguali a 4. Questo è un altro costrutto di Python che è molto utile. Posso definire contemporaneamente vari enti con un multiplo segno di uguale. In questo caso adesso mi stampa giusto 4, 4, 5 come deve essere. Avrei potuto fare un'altra cosa. Abbiamo detto che possiamo iterare anche sulle tuple for x in a, b, c. Print x anche questa volta. Vedete, non c'è apparentemente nessuna differenza. Allora, se volete, la differenza è che questa non è una lista, non è forzato. Qui ho anche un vettore che è creato che contiene questi elementi. Qui è un vettore che viene creato solo quando viene richiesto la sua creazione. In alcune qui non fa nessuna differenza, ma in alcuni casi è essenziale. Un'altra cosa interessante è un altro ente che possiamo definire. Abbiamo visto vettori, abbiamo visto tuple. Possiamo definire anche quelli che si chiamano dizionari, o che in altri linguaggi si chiamano hash maps. Cosa corrisponde al dizionario? Beh, il dizionario è. Per esempio, questo è un dizionario italiano-latino. E ho una chiave che è in questo caso il nome in italiano e esco con un valore che è il nome in latino del medesimo oggetto. Questo è l'ente che viene prodotto. La bella cosa è che io qui posso anche accedere i miei elementi cosa? Con le chiavi casa, latino di casa e domus. Questa operazione che qui sembra così banale, anche un po' stupida, però. Poi diventa molto interessante quando la si mescola in altre operazioni più complesse. Il latino è, come vi ho detto, è un oggetto che si chiama dizionario, dictionary nel gergo di Python. È un oggetto e quindi come oggetto ha delle funzioni che in questo caso si chiamano metodi, in questo contesto, ha dei metodi che agiscono su di esso e possono fare certe operazioni. Per accedere a queste, per capire quali sono queste operazioni, si usa il comando dir. Per esempio, dir latino. L'oggetto di per sé fa parte di una classe. La classe è una classe di. La classe si chiama dictionary, la classe dei dizionari. L'oggetto in particolare si chiama latino e io vado a vedere quali oggetti agiscono su latino. Per esempio, c'è questo qua che è underscore underscore class e mi direbbe di quale classe si tratta. Andiamo a vedere. Facciamo latino, underscore, punto, scusate, punto, underscore, underscore, class, underscore, underscore. E mi dice che è un dictionary, che qui viene abbreviato in
ci sono, voi potete provare che cosa, tutti i vari elementi. Per esempio, cioè, ci sono alcune che sono interessanti, che sono keys and values, chiave e valori. Allora, latino, punto, keys. Se la faccio così mi dice, ah, ma guarda che non è un valore, perché questa variabile qui era una, non era una funzione, un metodo, era un campo. Keys è una funzione. Lo devo richiamare così. E la funzione keys mi restituisce un elemento che è un vettore, un oggetto che si chiama dictionary keys, che sono casa, villaggio, nave e campo. Sono le quattro chiavi rispetto alle quali io posso interrogare la mia classe latino. Invece, immagina, adesso questa qui doveva stare sotto. Non si, l'ultima è sempre un problema di trasporto. Ok. Possiamo, avete capito l'operazione che ho fatto? Ho scambiato le due celle. Ho prima sottolineato e poi trascinato sopra. Non si può fare l'inverso con l'ultimo elemento, ma basta ricordarselo. E aggiungiamo qui una nuova, facciamo latino, punto, values. Anche questo è un metodo e mi dà tutti i valori, sopra i valori e sopra e sotto le cose. Ah, un altro, è ovvio che io ho delle funzioni di libere esplicite in tutto questo, per cui se per esempio faccio sorted latino non mi dice niente, però no, mi fa quello che sorted latino sarebbe keys, più esplicito, sempre la stessa, mi mette in ordine le chiavi. Andiamo a definire anche di nuovo, ricordiamo che cos'è una funzione e facciamo una funzione di funzione, questa più o meno è l'ultima operazione di oggi. Vi ricordo, l'avevamo già visto l'altra volta, avevamo definito la trasformazione da Celsius in Fahrenheit e viceversa. In questo caso definisco una funzione f di x, g di x. Il sistema per fare queste definizioni è anteporre la parola chiave def, che viene immediatamente qui visualizzata in verdino. Poi la mia funzione, il nome della funzione è messo in blu. Tra le parentesi tonde c'è l'argomento o gli argomenti, perché possono essere più di uno, della mia funzione. Poi due punti e poi il corpo della funzione. Dopo i due punti, se io qui mettessi enter, la funzione viene indentata, cioè compare un po' più a destra, così, e deve essere indentata. O sta sulla stessa riga o è indentata. Comunque adesso la teniamo così, andiamo ad eseguire. Ok, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo definito la funzione f di x, 2x più 1. Abbiamo definito la funzione g di x, che è la funzione valore assoluto. Se x è maggiore di 0, due punti, ritorna x. Altrimenti, anche questo non l'avevamo vista a priori, l'alternativa, quando usiamo, ritorna meno x. Qui un ciclo dice per x che varia, dove x è una variabile muta in questo caso, anche qui è muta, viene solamente all'interno del. Però io poi al posto di x posso mettere qualsiasi altra variabile. Quindi per x nel vettore 1, 2, 3, 4, 5 stampami
f di x. Ed è quello che vedete che è fatto sotto. Finora, appunto, niente di particolare. In realtà le funzioni possono essere anche, sono degli oggetti, per cui io posso costruire delle funzioni che hanno come corpo delle funzioni. E questa è veramente una cosa veramente interessante. Nel file originale, nel notebook originale, ci sono varie altre operazioni. La regola qui è, all'incontrario di quelle cose che si fanno in TV, queste cose fatele anche a casa. Se voi non spendete qualche un po' di tempo per ripetere queste operazioni che io vi faccio, che sono estremamente banali, ma quando si fanno per la prima volta uno non si ricorda neanche la sintassi, le dovete rifare a casa da soli o da sole, per poterle ripetere. Qui vedete, ho definito la somma, l'ho chiamato somma x, e ha come argomento le due funzioni f e g, e anche l'argomento poi delle funzioni che è la x. Allora, la definizione di questo somma x cosa fa? Mi ritorna la f di x più la g di x, che devo, e la f di x e la g di x la devono avere definito. Ma questo costrutto è estremamente potente, perché mi permette di usare funzioni arbitrarie come corpo di altre funzioni, e quindi posso fare cose anche molto complicate. Qui invece ho definito la funzione composta, e la funzione composta invece è la f di g di x. Queste sono tutte definizioni, pertanto non comportano cose particolari. Ultima operazione. Stampo la somma di f e g e poi stampo, utilizzo le prime due funzioni per farvi vedere che esattamente queste due funzioni lavorano. La somma di f di 5 più di g di 5 è 16, mentre la f di g di 5 è 11, come vedete. E qui direi che è il caso di terminare per andare a mangiare, anche perché io ho parlato per 3 ore ininterrottamente e sono un po' consumato.